Il mattino, un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso le pagine più importanti e le notizie che hanno fatto la storia. . 12 settembre 2001. Apocalisse, il titolo del mattino, il giorno dopo l'attentato alle Torri Gemelle di New York. Una vicenda che segna l'avvio dei sanguinosi attentati compiuti dalle organizzazioni del terrorismo integralista internazionale, cui seguiranno le dure reazioni militari degli Stati Uniti in Afghanistan. Il mattino, diretto da Paolo Gambescia, succeduto a Paolo Graldi, mobilita l'intera redazione per preparare un giornale con più pagine dedicate alle notizie e agli approfondimenti su questo evento senza precedenti. Quasi un numero monografico. Tutte le firme dei giornalisti che lavorano sull'avvenimento vengono elencate in prima pagina sotto la grande foto dei due aerei lanciati nella missione suicida contro le Torri Gemelle. 30 agosto 2004. Sassi e lacrimogeni. Battaglia al corteo di Acerra. Titola in prima pagina Il Mattino, che dedica due pagine all'avvenimento con servizi firmati dall'inviato Enzo Ciaccio. È un capitolo della cosiddetta crisi dei rifiuti in Campania, iniziata in questo periodo in seguito alla saturazione delle discariche vietate da una decisione dell'Unione Europea. La realizzazione dei termovalorizzatori è obbligatoria e nel suo piano sullo smaltimento dei rifiuti, la Regione, presieduta da Antonio Bassolino, ne prevede tre. Dopo le numerose proteste e le opposizioni delle amministrazioni locali, resterà in piedi solo il progetto del termovalorizzatore di Acerra, che sarà sì inaugurato, ma dopo più mesi di sit-in, cortei, incidenti, repressi da centinaia di agenti di polizia e carabinieri. 5 settembre 2004. Sì del Tribunale, il Napoli a De Laurentiis, titola al centro in prima pagina Il Mattino. Dopo il fallimento della società finita in Serie B e presieduta da Salvatore Naldi, in Tribunale prevale l'offerta del produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis. La squadra è costretta a ricominciare da zero e dal campionato di Serie C per risollevarsi dalle macerie di una crisi economica disastrosa dopo quasi 100 anni di storia. Il commento in prima pagina, intitolato «Adesso la squadra», è di Francesco De Luca, futuro responsabile della redazione Sport e già cronista al Corriere dello Sport. «E ora aspetto 80.000 tifosi al San Paolo», dichiara De Laurentiis nell'intervista concessa a Vittorio Raio. 7 settembre 2007. Luciano Pavarotti, il grande tenore, muore nella sua casa a Modena. Il Mattino segue l'avvenimento che suscita attenzione internazionale affidandosi all'inviato Gigi Di Fiore a Modena. In un numero pieno di firme e commenti come quelli di Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Francesco Canessa. «Addio Big Luciano, l'ultimo re dei tenori» è il titolo sul pezzo a tutta pagina dell'inviato Di Fiore, che racconta di una città invasa da giornalisti e personaggi famosi arrivati a Modena da tutto il mondo. A coordinare il lavoro in redazione spettacoli la responsabile Titta Fiore, succeduta da anni a Lello Greco, insieme a Luciano Giannini e Donatella Longobardi. 31 maggio 2011. Scossa a Napoli, De Magistris sindaco, è il titolo a 9 colonne in prima pagina de Il Mattino. A sorpresa, l'ex magistrato Luigi De Magistris, già eurodeputato del partito di Antonio Di Pietro, diventa primo cittadino della città. Al ballottaggio si misura con il candidato del centrodestra Gianni Lettieri. Per De Magistris vota il 65% dei napoletani. Dopo l'era del PD alla guida di Palazzo San Giacomo, con il sindaco Bassolino e poi la sindaca Rosa Russo Iervolino, prima e finora unica donna sindaco di Napoli, inizia l'era di De Magistris, che durerà 10 anni. Thank you.